momento mi sento al sicuro, sto con mia madre, poi voglio anche tornare in Italia. Amina è libera dopo 3 mesi di ingiusta detenzione in Kazakistan. È stata prosciolta da tutte le accuse a suo carico. Amina è ancora, come dire, un'ora fa uscito in carcere, ancora un po' emozionata. È il primo giorno di libertà fuori dal carcere di Astana. Prima ancora, Amina, dopo essere stata fermata, era stata portata dalla polizia in un appartamento privato, dove è stata trattenuta per 16 giorni e dove avrebbe subito anche un tentativo di stupro. Abbiamo saputo che hai subito tante cose brutte. Sì. Qual è la cosa che adesso senti che farei più fatica a dimenticare? L'appartamento. Che è successo in quell'appartamento? Tutte brutte. Mi facevano pressione psicologica. Non mi facevano parlare con mia madre. Le altre cose. Questi 3 mesi, che cosa ti è mancato di più? 3 mesi, 4 mesi. Italia. Grazie. Italia, sì. Mia madre, ovviamente. Che cosa vuoi fare adesso? Adesso vorrei mangiare. Sto con l'avvocato, con mia madre. Grazie, grazie mille per tutti, grazie, grazie per tutta Italia. Non ho parole, ancora non credo che mia figlia è vicina. Il bacio